Dunque è vivo ed è tornato la prova in questo audio diffuso ieri che scardina le notizie degli ultimi mesi, false le voci della sua morte che circolano regolarmente più o meno una volta all'anno le ultime di una serie di almeno tre annunci attendibili lo scorso 16 giugno in un presunto raid aereo russo, dichiarazioni roboanti da Mosca confermate da varie tv arabe ma mai dal Pentagono sempre scettico tutto falso. al L'uomo più misterioso, l'inafferrabile califfo che anima gli estremisti dell'Isis, continua a fomentare odio e violenza. Ma perché l'audio diffuso ieri dimostrerebbe che è vivo? A onore del vero va detto che la data della registrazione non è del tutto chiara. Tuttavia, due elementi fanno ritenere inequivocabilmente che non sia un vecchio nastro riesumato con la voce del califfo, bensì una nuova incisione, successiva almeno alla metà di questo mese perché la voce di al-Baghdadi parla di eventi recenti come le minacce dei missili della Corea del Nord agli Stati Uniti e al Giappone, invitando i soldati dell'Islam a intensificare i colpi contro i miscredenti. Altro riferimento ai negoziati in Kazakistan per la pace in Siria, sempre di metà settembre. Troppo poco per collocare con certezza la data dell'audio, ma abbastanza per ritenere che sia comunque effettivamente vivo. In questo clima la missione libica del ministro degli esteri Alfano, che ha incontrato a Tripoli il presidente Al-Sarai a meno migranti, dice il titolare della Farnesina, tirando un bilancio a un anno di governo in Libia, confermando l'impegno di rafforzare la gestione dei confini meridionali che hanno ridotto il flusso dei migranti dai 70.000 del 2016 ai 4.000 di quest'anno.